abbastanza fangoso. Ci vediamo tra poco all'inizio partita, tra poco. Squadre che si scambiano le mani, capitani che si presentano, modello Champions League, anche oggi giornata di sole, temperatura alquanto ostica per i nostri ragazzi. Commento sulla divisa del portiere dello Sporting 04, sembra il portiere della Cremonese degli anni 60 e si crede pure bello. Scambio di mano, vedete già l'agilità dello Sporting, tutti fermi, piantati. Speriamo che i ragazzi si rifacciano dopo la sconfitta brutta con gli ultimi in classifica della settimana scorsa. Ricordiamo che lo Sporting era in vantaggio per 1-0 a fine primo tempo, prende due pappine all'inizio secondo tempo e non si rialza più. Partita persa e addio al quarto posto della settimana scorsa, siamo tuttora a metà classifica, ma a breve distanza dalla coda. Vediamo Sporting schierato con Dal Lago, numero 7 sulla sinistra, Battistin per i Polli, punte oggi, a destra gioca Senigallia, a centrocampo esordio da titolare davanti alla difesa per Leo, che sostituisce l'assente Vinci. In porta Carletto Baruffato, stopper anche lui titolare per la prima volta Nicola Busato, marcatore alquanto rognoso, speriamo che oggi si limiti a prendere il pallone, altrimenti la sua partita durerà un quarto d'ora massimo come al solito, speriamo che ci smentisca. Brusini lo vediamo alquanto concentrato, capitano Urbani incita i suoi, partita che sta per iniziare. Chiede cosa si è fatto, legamento di crociato, lesione di secondo grado, speriamo in gennaio. Ten qua, non metterti in mezzo. Non metterti in mezzo, dice il biondo. Ricordiamo anche oggi buon compagno biondo alla regia. Partita che sta per iniziare, arbitro che guarda i portieri, tutto è pronto quando sono le 14:58. Tanta canna. Chiama i guardialini, Ciancio sta chiacchierando con Mr. Max, sono cose belle. Ciancio si ricorda il motivo per cui è qui attualmente, sta per fischiare, fa palestra.